fa paura. Questo è quello che ho pensato appena entrato. Che paura! Sarà forse stato dettato dalla condizione che vivo? Ma poi un simpatico ragazzo si presenta sulla scena e così mi sento sollevato. Ci accompagnerà lui alla scoperta del futuro e con lui tutto sembra più facile. Così serenità e tranquillità sono le sensazioni che più hanno caratterizzato la mia visione. In non senso dei linguaggi e i paradossi che mi sono stati presentati fin dall'inizio hanno subito messo in discussione le mie capacità di avvalermi del pensiero logico. Allora mi sono lasciato andare e ho fatto quello che la zia mi aveva suggerito. Lasciati suggestionare dalle immagini. È stato così divertente che mi ha stupito. Nella presenza, i tre attori sono stati in grado di catturarmi. Incredibile per quanto tempo mi sono soffermato ad osservare ogni singolo gesto. Mi ha colpito questa abilità di catturare il mio sguardo fisso per lungo tempo con un semplice movimento di mano. Quando sono uscita, mi sono anche un po' pentita. Forse mi sono persa troppo nel farmi suggestionare dalle immagini ed ascoltando i commenti intelligenti degli altri spettatori, ho sentito che mi ero persa qualcosa. Forse. Non ho capito il senso dell'enciclopedia. Per esempio, non ho capito cosa tentavano di dire. Mi sono fermato poco a pensarci. Ora, a distanza di qualche giorno, non mi vergogno più di non aver capito. Mi sono divertito. Se devo capire qualcosa solo perché normalmente capisco, non vuol dire che lo devo fare tutte le volte. L'arte è libertà e io, come spettatore, ho il diritto di sentirmi libera di fruirlo un po' come desidero. Convinco del mio ruolo di cavia regina, che altro non è il raggiungimento del livello senior, riflettendo non solo sugli spettacoli che vedo, ma anche rendendomi conto dell'approccio agli stessi. Mente sgombra, informazione iniziale zero, nessuna aspettativa e porte aperte a qualsiasi esito. Mi siedo, si spengono le luci e guardo. Abba Bosch. Il futuro, oscuro, relativo e siderale. In questo spazio si muovono gli attori. Il narratore, un anchorman un po' vintage anni 60, gli anni in cui l'uomo muoveva i primi passi sulla Luna e immaginava un futuro luminoso. Il nostro, invece, mi porta in un futuro di poche certezze. Tutto è relativo. Detta così, potrebbe essere scoraggiante e incutere timore se non fosse per gli strani alieni subret che si materializzano sulla scena. Esseri strani, che si muovono silenziosi, fluttuano e interagiscono silenziosi. Sullo sfondo, il catalizzatore del futuro, l'unico mediatore tra la memoria dell'uomo e il futuro. Una enciclopedia vivente, universale, un viso e una voce, che spiega concetti e parole per associazione di idee e di suoni. L'emblema della confusione universale? Un viaggio nel futuro che ci riporta ancora indietro sulle note degli ABBA. Il momento che tutti aspettavano. La palla, Dancing Queen, la coreografia disco music, ilarità assicurata. Il significato dello spettacolo non l'ho capito fino in fondo. Ma mi sono divertita. E non è poco.